Vostro onore, oggi non sono qui per difendere il Malatesta, poiché vi dimostrerò che il grande accusatore ha svolto un'opera fallace. Partiamo comunque dal principio. La premessa di tutta la vicenda si basa su un fatto sicuramente divino. L'accesso ad eventi non ancora accaduti. Di profezie il libro sacro è pieno. E nel tempo si sono dimostrate tutte veritiere, perché esse sono per definizione la parola di Dio. Ciò che qui oggi analizzeremo è un contatto con una figura vicina alla santità, di cui l'uomo e non Dio si è fatto artefice, travalicando tutte le basi del buon senso che vogliono gli eventi accadere nel giusto tempo e nel giusto modo. Il qui presente magister ha operato allo scopo di portare le scelte di tutti gli attori coinvolti verso il proprio desiderato epilogo. Come questo sia possibile è presto detto, col giusto mezzo e le appropriate risorse. Se sulle seconde il nostro uffizio non è mai venuto a meno, il primo è stato fornito dalle opere del sedicente scienziato Fulvio Lazzaretti, soggetto che, secoli fa, quando il nostro ordine godeva ancora di grande lustro, non avremmo esitato a mettere al rogo. L'instrumentum necessitava però di essere associato a soggetti terzi, poiché potesse ottenere l'effetto desiderato di tramite con l'intercessore. Ed ecco perché mi fu per primo chiesto di operare a tal fine. Per Osiride e per Api, guardatemi bene. Lo sai che sei un coglione, vero? Ma secondo voi quante probabilità ci sono che questa cosa riesca? Con lui che fa l'idiota per far ridere la Fra, secondo me va a finire che evochiamo Aburim. Va bene, gente. Siamo qui per vedere se le nostre amiche hanno una capacità medianica di comunicare con l'aldilà o devono solo farsi di acido. Oh, ancora? Ti ho già detto che non eravamo drogate. Ci stavamo solo sperando della minimal da Soul Sick, roba di un certo Fulda 74, qualcosa del genere. Beh, però coi morti ci avete parlato. Lo sai tu se ci hanno parlato coi morti? Magari stavano parlando solamente con qualche creatura dell'altro universo. Come facevo quella canzone dei Rem? Oi, stai bene? Sì, non è niente. Un brivido di freddo, però sarà il bosco. Continuiamo? Ok, credo che a questo punto dobbiamo solo prenderci per mano. Va bene, dai, a sto punto prendetevi una camera. Silenzio! Scusa, che... Ho detto silenzio, c'è qualcuno. Plasmare la verità, vostro onore, è quello che nessun inquisitore dovrebbe fare. Vi ricordo che i compiti del nostro santo uffizio sono quelli di indagare e punire i sostenitori di teorie contrarie alla dottrina cattolica e non di dar vita ad eventi a lungo termine. Questo del processo al Malatesta è chiaramente una farsa, una diabolica pantomima. È vero, il Malatesta ha ucciso i coniugi Sperelli,
ma non spetta né a me né a voi giudicarlo. Questo spetta solo ad un tribunale civile. E invece cosa sta accadendo in codesto loco? È chiaramente un'ordalia. Si sta cercando di imbastire un'opera per favorire un'ascensione divina. Nessuno su questo mondo, nessuno può prendere il ruolo di Dio. Questa è la più grande delle eresie. Fammi passare, urgente. Il magister si è già ritirato per le laudi. Ante un silenzio. Oltre a indulgere nella violazione del quinto comandamento, ora ci facciamo gioco anche del primo. Non ti farai idolo né immagine, non ti prostrerai dinanzi a quelle cose. Questa è l'opera della testimone. Allontanarla dal luogo del martirio di Sebastiano è stata l'unica attuazione degna di questa notte. A quanto pare la ragazza non si è lasciata distrarre dalla tua completa inettitudine nel tiro con l'arco. E assistito alla rivelazione dell'intercessore. Lei era presente, ha visto il suo volto. Ancora quel nastro. Lazzaretti vi sta facendo il lavaggio del cervello con le sue registrazioni sinestetiche. Ho ascoltato quella cassetta per ore e ho sentito solo una cover mal riuscita di un vecchio pezzo post-punk. Ma come, mio caro e impreciso Guglielmo Tell? Oltre aver mancato la mira della conoscenza, del bene e del male, adesso sei perfino sordo alle rivelazioni che ci giungono tramite la voce innocente dei giovani martiri? Non lo fanno di loro volontà. Questi sacrifici sono artificiali, non sono spontanei. State solo assecondando i deliri sulla quarta dimensione e le manie di quel sociopatico di Lazzaretti. Siete convinti di sentire le parole dell'intercessore quando la mente delle vittime si avvicina alla morte? Ma quale sacramento? Questa è circonvenzione di incapace. E allora dimmi, come mai Sebastiano è morto nonostante tu abbia mancato il colpo? La testimone ti ha visto mentre stavi ascoltando Sebastiano pronunciare qualcosa prima di spirare. Adesso ripeti quanto hai sentito, parola per parola. Un tribunale ecclesiastico non può spargere sangue durante un interrogatorio. Vi dimostrate mancanti anche nella condotta del Sant'Uffizio. Quando avremo terminato con te, ci assolveremo a vicenda. Ora parla, altrimenti il nostro atto di dolore sarà più lungo del previsto. Ad te veni, coram de genes, peccato assist, noli mater verbi, verba mea, sed audi propizia, et ex audi alius.
rememorare. Interessante che l'intercessore si rivolga a noi con una preghiera dedicata al ricordo. Presto ammireremo il suo volto. Adesso abbiamo un nome. Chiama il francese. Dobbiamo scoprire chi è questa amica. Cappa, i tuoi servizi non sono più richiesti. Ma vaffanculo. Abbiamo quindi un mostro, un novello dottor Frankenstein, che risponde al nome di Fulvio Lazzaretti. Capace di far rivivere i morti e di rendere dementi i vivi. Se per i primi ci conviene fare orecchi da mercante, sui secondi, considerato il nostro manifesto interesse, la nostra colpa è ben più grave. Ogni eresia, anche la più abominevole, passa in secondo piano rispetto al potere di trasformare degli individui sensibili in delle blasfeme ricetrasmittenti capaci di comunicare con l'intercessore. E forse opera divina questa? O è l'appropriarsi delle armi del demonio? Scommetto che il Magister troverebbe sempre qualcuno pronto ad assolverlo per timore del suo potere politico. Invece, costui è solo un miserabile, finito in mezzo a una cospirazione ben più grande di lui. Vogliamo forse condannarlo per dei reati che non ci competono, o guardare il marcio che ci erode dentro? Come al solito, stai lontano dall'area di somministrazione e prendi tutte le dovute precauzioni. Musica, maestro. Ogni individuo è diviso fra una conoscenza personale e un sapere collettivo, riunificato nelle grandi fauci dell'inconscio, che, attraverso l'analisi, previene il suo obiettivo prioritario, la trasmissione del bagaglio archetipico. Ricollegando esperienze e simboli legati all'archetipo innato presente nel soggetto, è possibile procedere effettuando l'anamnesi indotta della psiche, dialogando così con la quarta dimensione, ove risiede la fonte delle idee incontaminate, oltre la soglia dell'iperuranio.
Ed eccoci giunti alla fine della mia controrequisitoria. Abbiamo dei colpevoli, comprovati, come Lazzaretti, i quali, se non fossero stati vittima del loro stesso male, il qui presente Uffizio avrebbe continuato a utilizzare impunemente, e degli innocenti, al diritto canonico, che vengono fatti oggetto di giudizio e soprusi. Peggio del malatesta c'è solo l'orfana Sperelli, per cui il qui presente magister ha organizzato un assurdo teatrino che sa di ordalia. Gli interdetti parlino con la voce di un intercessore, si dice. E noi invece prendiamo una ragazzina minorenne e non solo le organizziamo un viaggio verso un purgatorio dalla squisita architettura umana, ma le chiediamo anche di perdonare il boia dei suoi genitori, perché così abbandoni le sue veste terrene e si elevi a nuovo simbolo del cattolicesimo contemporaneo. Nella crisi di valori che vive il nostro mondo e il cattolicesimo, non è creandoci un nuovo salvatore che ne usciremo. Virginia, sono arrivato alla clinica accreditata a San Sepolcro, dove attualmente risiede Alice, l'unica figlia dei coniugi Sperelli. La ragazza si trova ancora in coma, ma cercherò di prendere contatto con lei personalmente. Buongiorno. Buongiorno. La farò semplice, ispettore. La signorina Sperelli è minorenne. Ed ora la patria potestà è stata affidata al curatore che ha disposto l'impossibilità per chiunque, al di fuori del personale ospedaliero, di avvicinarla. L'avvocato ha accettato la nostra offerta di occuparci gratuitamente dell'orfana. Procurarle altro stress mentre si trova in stato catatonico è fuori discussione. Si riprenderà? Forse non le sembrerà possibile, ma so essere molto delicato l'occasione. Non devo certo insegnarle quanto le persone in questo stato possono in realtà percepire parte del mondo che le circondi. E penso che metterla a conoscenza del fatto che un poliziotto non si sia ancora arreso all'ipotesi dell'omicidio-suicidio potrebbe giovarle. In struttura è vietato fumare. I giornali dicono altro. Padre geloso, madre troppo bella. Un'ipotesi di tradimento, ed il resto è cronaca quotidiana. Il fatto che la ragazza non abbia retto il lutto è un ulteriore dramma, ma per questo ci siamo noi. Tornerò a trovarla, magari con un mandato. Se solo tu potessi parlare. Qui sut Deus, chi è come Dio? Nella resa dei conti dell'Apocalisse, l'Arcangelo Michele domanda: chi è come Dio? A chi è rivolto questo perentorio interrogativo? Non dubito che lo sappiate. Avete sempre ostentato la presunzione di essere un acuto teologo. E di certo non intendiamo mettere in discussione il vostro orgoglio. A Lucifero, il primo tra i caduti,
venuto meno al suo ruolo di difensore della volontà di Dio, trasformandosi nel grande accusatore. È evidente un ribaltamento dei ruoli, dettato dalla presunzione, anche solo per un istante, di mettere in discussione un disegno divino, e con esso il verbo che l'ha dettato. Qui sut Deus? La domanda è perentoria e dunque non ammette replica. Anche solo pensare per un istante a una possibile risposta è chiaro sintomo della presenza del germe del dubbio, che intacca lo spirito con la piaga dell'eresia. Siamo di fronte a uno sprovveduto tentativo di ribaltamento dei ruoli, tra l'altro venendo meno al ruolo di quest'aula, la ricerca della misericordia. Voi, il difensore, il cui unico scopo è quello di accompagnare l'imputato verso la sua spontanea confessione, vi trasformate in accusatore appellandovi a cavilli allo stesso modo in cui si cerca di dispensare giustizia nei tribunali, viziati dalla fallacità delle leggi degli uomini. Ma quest'oggi non siamo davanti a un giudice o una giuria da convincere. Quest'oggi siamo dinanzi a chi intercede presso il Verbo, in attesa di un atto di vera santità. Avete tradito il vostro ruolo alla guisa di Lucifero, inebriato dalla vostra vanità e dalla vostra presunzione di poter esprimere giudizi e sentenze sull'operato della provvidenza. Salirò nelle regioni più alte delle nubi e mi farò uguale all'Altissimo, e invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Non finirà come credi. Avrò anche tradito il mio ruolo, ma lei, ora è consapevole del suo. Hai detto bene. Quel giorno con Sebastiano ho mancato la mela della conoscenza del bene e del male. Ma ora, come ultimo atto, affido il frutto alla volontà dell'intercessore. Sia fatta la sua volontà. Portatelo via e ricordate, De Judicius Sanguinis e duelli clericis interdizio. Fate un lavoro pulito. Ho visto ciò che ho creato, anzi, ciò che io non ho creato. Intorno a me c'è solo rovina, e tu mi hai appena uccisa scegliendo di non dargli origine. Mi sono sottomessa a un dogma che ha generato da principio una nuova epoca d'oro per la dottrina religiosa e, come conseguenza, un nuovo medioevo per il genere umano. Nel tuo odierno non c'è più fede, non ci sono più ideali,
E io, che non potevo essere spiegata da alcuna scienza, divenni il nuovo paradigma. Dapprima sentii il loro desiderio di credere in qualcuno o qualcosa che li portasse fuori dal nichilismo contemporaneo. Poi venne il fomento che solo un obiettivo chiaro e definitivo sa darti. Ma a quel punto non ero già più un'ispirazione, ero solo uno strumento. Quando esiste un dogma così grande, si forma uno spartiacque. O decidi di cancellare la tua individualità diventandone parte, oppure cerchi disperatamente di opporti. Ma non puoi rovesciare l'onnipotenza manifesta. Ogni tua decisione è a prescindere quella corretta, escludendo quindi la possibilità di scelta. Escludendo il libero arbitrio si interrompe l'esercizio della volontà, la forza creatrice, il motore della sopravvivenza umana. L'uomo cessa di essere, la vita finisce. A questo punto del processo, l'imputato ha il diritto di pentirsi e di dichiarare la propria colpa. Achille Malatesta, ci auguriamo di ascoltare il tuo atto di dolore. Alice, mi hai conosciuto nel periodo più difficile della mia vita. Io non sapevo di te, non sapevo di una figlia. Questo non rende meno orribili le mie azioni. Ma quello che c'è stato fra noi era sincero. Io ti avrei protetta, così come ho fatto. Così come volevo proteggere Sebastiano e tutte le altre vittime come lui. Guardati. Ti hanno scelta come protagonista di questo teatrino, dove non c'è in gioco solo la mia vita, ma anche quella di tanti altri innocenti che pagheranno per le loro macchinazioni, come hanno fatto i martiri. Io non sarò mai un martire. Io ho sbagliato. Mi prendo le responsabilità delle mie azioni, ma al tempo stesso sono stato vittima delle mie pulsioni. Io devo essere giudicato. Ma non da questi pagliacci. Portami davanti alla giustizia vera, fa che paghi per il mio crimine. Questi che vedi qui vogliono solo una bambolina da mostrare come il loro nuovo messia. E se c'è una cosa che so per certo, è che tu non sei la bambola di nessuno. Basta! Stai zitto! Santità, vi prego, l'imputato ha ancora qualcosa da dire.
Ma io non ho più niente da ascoltare. Cosa volete da me, Magister? Cosa volete da me adesso? Vostra è la misericordia. Dunque, per abbracciare appieno il vostro destino, è inevitabile che compiate un atto di pietà e compassione nei confronti del penitente, poiché che questo è mancato all'intercessore. Dio è onnipotente e misericordioso. Dunque, per essere tale, dobbiamo assistere all'atto di perdono, che è prerogativa divina. Quis ut Deus. Quindi io sarei il vostro requisito per restaurare Dio? Quindi il vostro codicillo dice che per divinizzarmi avete bisogno di assistere al mio atto di perdono verso Achille? Dunque, Magister, vi domando, vi state prendendo per il culo? Bastaci! Tu hai bisogno di un idolo dogmatico per giustificare le tue azioni, io no! Io oggi scelgo e mi assumo le mie responsabilità, come se le assunte Achille. E così facendo, tu mi hai considerata per quella che sono, una tua vittima. Ma vittima è chi decide di esserlo, e non saranno certo loro a impormi questa parte. Anzi, vi dirò di più. Volevate un idolo? L'avete trovato, ma non del vostro credo. E io non voglio proseliti, non voglio martiri e non voglio sentenze. Oggi mi riapproprio della mia esistenza e scelgo di annichilirvi tutti con la dannatio memoria. Illa futura preteritaque est. Venia lux, historiam legente soculi, neque unquam dormientes.